Sì, sicuramente un piano triennale importante che si colloca in linea di continuità con quella che è stata l'azione amministrativa degli ultimi anni. Un piano che complessivamente prevede un investimento di 43 milioni e mezzo di euro sul nostro territorio, investiti su quelli che sono da sempre stati i quattro obiettivi fondamentali, quattro linee di finanziamento, direttrici di sviluppo fondamentali del nostro territorio, riguardano gli interventi sulle infrastrutture, un'attenzione particolare alla mobilità ciclopedonale, interventi sull'edilizia scolastica, mitigazione del rischio idrogeologico e rigenerazione urbana. Investire in questi settori vuol dire non solo realizzare una strada, un marciapiede, ma anche incrementare la dotazione di servizi del nostro territorio e creare una città, una San Giovanni, sicuramente più moderna, sostenibile e a misura dei nostri cittadini. Per questo, anche in questo piano triennale, ci siamo impegnati per intervenire e impegnare delle risorse importanti in questi settori. In questa direzione va una rinnovata attenzione alle manutenzioni con il rifinanziamento dello strumento dell'accordo quadro, un intervento sicuramente molto importante di risistemazione dell'anello viario tra i due ponti, all'interno del quale si colloca anche la realizzazione del nuovo parco urbano dell'Arno, previsto dal progetto di rigenerazione urbana tra natura e cultura, e la realizzazione della passerella ciclopedonale, che finalmente creerà un collegamento ciclopedonale in sicurezza tra le due sponde dell'Arno. Interventi che sommati insieme sicuramente daranno nuova vita e nuovo aspetto a quello che è appunto lo spazio urbano tra Ponte Pertini e Ponte Ipazia. Gli interventi sull'edilizia scolastica con la realizzazione del nuovo plesso 06 presso la Rosa Caiani e il nido del Ponte alle Forche, sicuramente due interventi importanti in due quartieri diametralmente opposti all'interno della nostra città, però ugualmente importanti, che incrementeranno la modernità e la dotazione di strutture scolastiche sia del Bani che del Ponte alle Forche. Dall'altro lato, concludo con un accenno al progetto che sicuramente sarà molto importante nel corso dei prossimi anni per la rigenerazione e la riqualificazione del nostro territorio, tra natura e cultura, un progetto sinergico di ampio respiro che è risultato assegnatario di un finanziamento importante da parte della Regione Toscana, 9 milioni e 400 mila euro che saranno spesi per la riqualificazione dei due assi viari principali della nostra città. Da un lato il centro storico con i suoi chiassi e Palazzo Corboli, che sarà il nuovo Palazzo della Memoria della nostra città, e dall'altro lato la riqualificazione dell'asse del Parco dell'Arno, quindi l'altra direttrice fondamentale naturale del nostro territorio che ci attraversa e ci caratterizza fortemente. In due parole, questi interventi sicuramente realizzati grazie al lavoro di progettazione portato avanti nel corso degli ultimi anni, ci consentiranno, una volta messi a terra, di incrementare notevolmente la dotazione di servizi e la qualità della vita all'interno del nostro comune. Io concludo con un ringraziamento ai nostri uffici per il lavoro fatto e per appunto aver potuto creare le condizioni attraverso il lavoro di progettazione importantissimo svolto negli anni precedenti per poter intercettare finanziamenti e realizzare questi interventi. E sicuramente sono molto importanti per la nostra città e lo saranno ancora di più nei prossimi anni una volta realizzati.